Salve carissimi, sono Luca, diacono e fondatore responsabile del movimento ecclesiale cattolico I Servi Inutili del Buon Pastore e vi parlo, non a caso, ai piedi della statua della Vergine della Consolazione. Qui da Bedonia, siamo in provincia di Parma, nella diocesi di Piacenza, nel seminario vescovile. E questo è il luogo che noi abbiamo scelto come movimento ecclesiale per svolgere i nostri esercizi spirituali annuali. Si terranno proprio qui dall'11 al 13 di ottobre di quest'anno e avremo la grazia di avere come, diciamo, maestro, come colui che ci condurrà nelle vie del Signore, Sua Eminenza Reverendissima, il signor Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato presidente dei Vescovi Italiani della CEI e anche è attualmente l'arcivescovo emerito della Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve. I nostri esercizi verteranno come tema, potete vedere anche poi sul nostro sito, sul Padre Nostro, sulla preghiera nella vita della Chiesa, tema fondamentale. Ma soprattutto qui vicino a me c'è un carissimo amico che io stimo veramente tantissimo e chi è Don Lino Ferrari, rettore del seminario vescovile di Bedonia, ma già anche vicario generale della diocesi di Piacenza, perché siamo in provincia di Parma, ma in diocesi di Piacenza. Quindi io vorrei lasciare la parola a Don Lino perché, ecco, vi presenti questa bellissima realtà e soprattutto mi auguro che questo possa essere un invito per voi che ci ascoltate non solo a partecipare agli esercizi, ma per venire qui nel seminario vescovile di Bedonia. Grazie, Don Lino. Grazie a te, Don Luca, e sono molto contento a rivolgere anche il mio saluto. Sì, quando sono venuti a mancare i seminaristi nel seminario, ci siamo interrogati su che cosa fare della struttura, che è una bella struttura, inaugurata nel 1846. E siamo rimasti tutti concordi nel dire. Due filoni hanno caratterizzato la vita del seminario: l'impegno formativo, soprattutto per chi si preparava al sacerdozio, ma tantissimi ragazzi hanno ricevuto una formazione umana e cristiana, e poi il filone culturale. Ecco, e vorremmo continuare anche in questi anni. Abbiamo tanti gruppi che si alternano. Siamo contenti soprattutto quando possiamo ospitare corsi di esercizi spirituali, ritiri, momenti di formazione. Quindi aspettiamo davvero volentieri questa occasione bella e poi la presenza anche del Cardinale Bassetti davvero ci onora e speriamo che sia un momento valorizzato anche da chi abita nel nostro territorio. Bene, allora grazie, grazie di cuore Don Lino. Potete anche andare sul canale del seminario, così ascolterete ancora di più e conoscerete, apprezzerete tanto di più il nostro carissimo Don Lino. E di cuore un carissimo saluto da Bedonia e davvero vi aspettiamo numerosi, non solo agli esercizi, adesso parlo per lui, ma anche ospiti di questa meravigliosa struttura. Grazie.